Signori, benvenuti in un nuovo video di Mr. Erba. Come sempre, se non è cambiato niente e oggi siamo in un nuovo video. Oggi parliamo un po' di un argomento un pochino particolare. Forse a voi che mi seguirete neanche vi interessa tanto, ma se qualcuno volesse comunque approcciarsi a questo mondo e dovesse cliccare il mio video, oggi ne parliamo un po'. Oggi parliamo un po' sull'argomento della terraristica, ovvero se qualcuno che magari ha la passione dei rettili, ha la passione degli insetti o che so io, volesse entrare a far parte di questo mondo, cosa c'è da vedere, cosa sono i pro e cosa sono i contro. Allora, partiamo subito così, cerco di fare il video più stretto possibile, però è un argomento su cui c'è veramente, veramente, veramente tanto da dire, quindi apriamo bene le orecchie. Allora, mi piacciono i rettili, mi piacciono gli insetti, ho scoperto di avere questa passione e ho scoperto di recente che si può avere la possibilità in Italia di detenerli in casa, parlando specialmente di specie esotiche, ossia specie che non rientrano nel territorio italiano. Quindi parlo di animali dall'Africa, dell'America o di Gian Peppino, quello che vi pare a voi. Quindi ho scoperto questa cosa qua e mi interesserebbe approcciarmi, come posso fare, cosa non. Ovviamente chiarisco fin da subito che molte di quelle cose, di queste cose che dirò in questo video, le approfondirò in un video dedicato all'argomento specifico. Allora, prima cosa, devo capire cosa veramente mi piace. Nel senso, come nel mio caso, che mi piacciono sia i rettili sia gli insetti, devo capire quale delle due, chiamiamole fazioni, mi piace di più. Vi faccio un esempio. Per esempio, io da amante sia dei rettili che degli insetti, ho fatto un pochino pro e contro di entrambi i lati. E alla fine ho scelto gli insetti, ma questo ve lo spiegherò magari in un altro video o magari più avanti. Quindi dovete capire un po' cosa piace più a voi. Gli insetti bisogna calcolare, o aracnidi, mettiamoci anche gli aracnidi, bisogna calcolare che sono molto più difficili da reperire, perché già ci sono poche persone che amano i rettili. Per rettili intendo gechi, intendo camaleonti, intendo serpenti e robe così. Quindi già ci sono poche persone che piacciono questi animali qua. Gli insetti sono ancora meno, tipo se facciamo un coso, una percentuale, 90% sono rettili, quel 10% sono gli insetti, quindi insomma sarà anche più difficile reperirli. Tuttavia bisogna tenere anche conto che se sono difficili da reperire, gli insetti vivono anche molto spesso di meno. Prendiamo i classici esempi clamorosi, i plasmidi, gli insetti stecco, gli insetti foglia, quelle robe lì. Vivono circa sull'anno, sui 2 annetti, poco più, quindi avete un insetto che dura molto poco. I rettili, d'altro canto, sono più facili da reperire e vivono sicuramente molto più a lungo. Anche qua dipende da quale specie di rettile volete. Se volete magari un serpente, guardate la specie che vi piace di quel serpente e informatevi proprio così. Però in generale i rettili vivono sicuramente 10 volte di più di un insetto, quindi calcolando che ci sono anche dei soldi che andranno spesi, ecco, facciamo i nostri conti e cosa ci piace di più. Altra cosa, come è importante da cosare, è che lo spazio, ovvero gli insetti tenderanno a occupare molto meno spazio. Tipo anche, parliamo di un aracnide, una tarantola può essere tenuta anche in fauna box. Quindi occupa già molto meno spazio. I rettili d'altronde hanno uno spazio molto più ampio, quindi dovremmo avere proprio un mobiletto dove terremo la teca o robe così. Io parlo soprattutto per persone inesperte. Io non parlo del classico allevatore che ha i rack e quindi occupa ancora più spazio, perché i rack occupano un casino di spazio, no. Io parlo anche per il semplice appassionato che vuole entrare in questo mondo. Se vuole prendere un solo animale, bisogna proprio calcolare che bisogna anche avere lo spazio per tenere una teca così, dove dentro ci andiamo a mettere il nostro gecko, il nostro serpente o chi si voglia. Quindi sicuramente gli insetti prendono meno spazio dei rettili. Altra cosa, che gli insetti costano comunque tanto, perché costano tanto, ma tendono ad avere un costo molto più basso rispetto a un rettile.
Faccio un esempio, vi prendete un Gecko Leopardino a, che ne so io, 150 euro, un insetto come per esempio un insetto come questa qua vi costerà 20 euro. Da 150 a 20 euro c'è un bel po' di differenza. Poi è chiaro che questa qua vive molto di meno di un rettile, però è anche vero che occupa meno spazio ed è molto anche più semplice da gestire. Però lì ognuno ha i gusti, tipo a me questa qua è una femmina adulta di Extratosoma chiarato, un insetto foglia secca, a me piace un casino, cioè a me è un insetto che fa veramente impazzire da quanto è bello. Magari una persona dice ok, costa meno, occupa meno spazio, ma a me sinceramente fa schifo, quindi io preferisco il rettile, e ci sta, lì bisogna vedere anche gusti. Io per esempio tra un Gecko Leopardino o lei sceglierei lei, perché lei mi piace molto di più del Gecko Leopardino, eh. Non vogliatemi male tutti quelli che amano il Gecko Leopardino, chiedo scusa, però ecco. Però insomma è quello che dicevo, comunque vi prendete un insetto che è grande quanto la vostra mano, perché comunque è un insetto grandissimo, è molto bello esteticamente e costa comunque meno. Quindi questa qua può essere una buona scelta per chi vuole approcciarsi al mondo degli insetti. Quindi costa pochino, 20, 10 euro, insomma vi raccattate qualcosina interessante, occupa poco spazio ed è estremamente facile da gestire e anche adatta ai principianti, perché tollera molto gli errori e insomma ognuno ha la sua scelta. Quasi tutti i rettili mangiano insetti, insetti vivi, quindi se vi fa schifo dall'insetto vivo abituatevici o non prendetelo affatto. Stessa cosa vale anche per le migali. I migali mangiano vivo, insetti vivi, quindi preparatevi a vedere il ragno che si fionda sull'insetto. Se vi fa impressione scegliete un altro animale. Vedo dal timer che sta durando anche parecchio il video, quindi mi toccherà suddividerlo in più parti. Bellissimo. Quindi anche altra cosa importante, non per tutti i rettili, o almeno che io sappia non per tutti i rettili, però per alcuni rettili gli insetti andranno anche spolverati con della vitamina D, del calcio, insomma è una cosa molto più a mio parere difficile. Poi magari uno la può trovare anche una stupidata allucinante, ma per il mio parere è difficile questa cosa qua. Quindi se non volete troppe lagne o troppe paure, robe così, buttatevi sugli insetti, che gli insetti sono veramente easy da tenere. E qui bisogna vedere anche le difficoltà. Molti rettili hanno delle cure specifiche proprio alle cose, cioè tipo la reazione, che se non è così provoca ristagni, questo qua proprio quell'altro, questo proprio così, questo fa cos'ha e le cose così. Insomma ci sono un sacco di roba troppo complicata, quindi anche lì, se non ve la sentite, se pensate comunque di non saperlo gestire, magari provate prima con un insetto e poi quando siete più sicuri andate sul rettile, se proprio vi piacciono i rettili. Perché mi guardi male? Cosa ti ho fatto io dalla vita? Comunque, è roba così. Faccio magari arrivare il video a 10 minuti, 12 minuti, poi lo stop e riprenderemo poi nel prossimo video. Quindi anche qua bisogna vedere un po' le vostre estetiche. I rettili sono più costosi, occupano più spazio e comunque hanno un pelino più di difficoltà per l'allevamento in sé. D'altro canto comunque i rettili sono molto più grandi, perché sono molto più grandi degli insetti, quindi appagano molto di più, possono essere molto più belli degli insetti. Questo qua va molto da gusto personale ed estetica. E un rettile 100% ragazzi vive 10 volte di più di un insetto. Cioè tipo un Gecko Leopardino quanto vivrà? 20? 30 anni? Questa qua fra un paio di mesi mi lascia, mi muore. Altro fatto negativo, non mi scalcia grazie con la zampa. Altro fatto negativo però del rettile è che il rettile per avere prole bisogna accoppiarlo. Bisogna accoppiarlo con un altro sesso, un altro dello stesso sesso, opposto ovviamente, robe così. E questa qua è una routine di valle. Perché? Perché bisogna spendere altri soldi per l'altro sesso opposto. Inoltre spesso i rettili non possono vivere assieme, perché tipo si infastidirebbero, quindi bisogna prendere maschio e femmina e tenere in teche separate, quindi molto più spazio. Gli insetti invece possono innanzitutto convivere,
maschio e femmina possono convivere, tipo puoi mettere 4 maschi e 4 femmine nella stessa teca e conviveranno benissimo. Inoltre gli insetti, non tutti, ma alcuni possono riprodursi per parte non genetica, cosa che nei reti non accade. Quindi se uno non vuole spendere altri 30 euro per riprendersi una coppia dopo che gli è morta, può tranquillamente aspettare le uova e far nascere, così avrà dei nuovi baby gratis senza dover pagare e che gli camperanno molto di più. Non ci sarà bisogno di dover spendere altri soldi 6 mesi dopo per un'altra coppia adulta che morirà di nuovo nell'arco di pochissimo tempo. Niente, detto questo io concludo qua la prima parte e non so quante altre parti ancora ci saranno e niente. Io direi di concludere qua.